12 anni di reclusione senza attenuanti generiche e con l'aggravante della continuazione. È questa la richiesta fatta dal pubblico ministero Carmine Olivieri al termine della sua requisitoria nell'udienza del processo per il rogo del materassificio Bimaltex di Montesano sulla Marcellana, che il 5 luglio del 2006 costò la vita a due operaie, la quindicenne di Casalbuono Giovanna Curcio e Anna Maria Mercadante di 49 anni di Padula. Nessuno sconto quindi per Biagio Maceri, unico imputato del procedimento penale, chiamato a rispondere di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e omissione dolosa in materia di cautela sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È durata circa due ore la requisitoria di Olivieri, due ore nel corso delle quali ha ripercorso in maniera analitica tutta la fase processuale, spiegando in maniera dettagliata il perché della richiesta del massimo della pena. L'avvocato di parte civile, Renivaldo La Greca, al termine dell'udienza si è dichiarato particolarmente soddisfatto per l'alto tenore giuridico della requisitoria del PM e per la passione con cui la stessa è stata condotta. Ora la parola passerà agli avvocati delle parti civili e della difesa. Il 6 luglio sarà la volta degli avvocati di parte civile, Guerra, Cardiello, Rivellese e Giordano. Invece, nell'ultima udienza fissata per il 22 luglio, ci saranno le conclusioni dell'avvocato La Greca e dei difensori di Biagio Maceri, Domenico Santacroce e Nuccio Amodeo. Ai 12 anni di reclusione richiesti dalla pubblica accusa si aggiungeranno le richieste di risarcimento delle parti civili, che complessivamente supereranno di sicuro il milione di euro. Nonostante non vengano pagati da 6 mesi, 6 dipendenti della società Ergon continuano a svolgere il proprio lavoro di raccolta dei rifiuti nel comune di Polla. Una protesta civile, quella dei lavoratori che non vedono da mezz'anno il becco di un quattrino e che hanno visto fallire tutti i tentativi di mediazione portati avanti fino ad ora per cercare di giungere ad un compromesso con la società che si occupa della raccolta dei rifiuti in alcuni comuni per conto del consorzio di bacino Salerno 3. A dare manforte ai 6 padri di famiglia scesa in campo la UIL Trasporti di Salerno, Gennaro Scarano, segretario generale del comparto trasporti per la provincia salernitana, è stato questa mattina a Polla per cercare di trovare una soluzione alla questione. Abbiamo provato con il dialogo, ha spiegato ai nostri microfoni l'esponente della UIL, ma da parte della Ergon abbiamo avuto solo promesse e rassicurazioni che non sono mai state mantenute. Scarano ha preannunciato l'avvio di un'azione legale nei confronti della società. A quanto ne so, sembra che il perché i dipendenti non vengano pagati sia da individuare in un contenzioso di natura economica in essere tra la Ergon ed il comune di Polla. Anche se così fosse, spiega il sindacalista, non vedo perché a pagarne le conseguenze debbano essere i dipendenti che da 6 mesi non percepiscono il salario, con tutte le conseguenze che ciò comporta per ciascuno di loro per arrivare a fine mese e poter garantire un minimo di tranquillità economica a se stesso e alle proprie famiglie. Aperte ieri solo le farmacie di turno per la protesta delle farmacie dell'ex ASL Salerno 3 indetta da Federpharma Salerno e Fisascat CISL Salerno. All'origine della protesta la decisione di accorpare le 3 ASL salernitane e di sospendere i rimborsi di marzo e aprile dovuti ai titolari degli esercizi per l'acquisto anticipato dei medicinali. A seguito dell'accorpamento i creditori hanno bloccato le liquidità esistenti con decreti ingiuntivi che per le associazioni di categoria stanno creando disagio soprattutto alle farmacie di Cilento e Vallo di Diano, in maggioranza rurali ed a ridotto fatturato. Se non arriveranno i pagamenti i farmacisti continueranno la protesta con la chiusura ad oltranza delle farmacie ed il passaggio all'assistenza indiretta. In questo caso i cittadini dovrebbero pagare i farmaci normalmente distribuiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Tenere sotto controllo le spese è uno dei principali obiettivi venuti fuori nella prima giunta tenuta dal presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirielli. Non facciamo del terrorismo, ha spiegato il neopresidente, non ci sono posti di lavoro da cancellare, solo che magari alla scadenza non rinnoveremo i contratti dei dipendenti a termine. Sono i dipendenti della provincia che invece devono lavorare e sui concorsi, tenendo conto dei vuoti in pianta organica, solo per i posti davvero necessari verranno portate avanti le selezioni. Insomma, la provincia è al lavoro per recuperare elementi di giudizio certi. L'assessore al personale, ha spiegato Cirielli, sta facendo uno screening dei precari per poi fare le successive valutazioni. La giunta poi ha approvato le delibere
parere dell'assessore al bilancio Squillante, mirante ad una razionalizzazione della spesa e ad un ampliamento delle disponibilità economiche. Ho trovato 7 milioni in cassa, ho chiesto alle banche di affidarci un'anticipazione di 50 milioni per non rischiare di lasciare i dipendenti senza stipendio, ha spiegato Squillante. Le delibere di natura economico-finanziaria prevedono anche la verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009, con il conseguente blocco degli impegni di spesa che non siano dovuti per obblighi di legge o derivanti da contratti. Per quanto riguarda invece le feste e le fiere che affolleranno e che riempiranno le piazze dei comuni salernitani in quest'estate, Cirielli ha precisato che non sarà un'estate triste, verranno fatte senz'altro meno feste, ma non ci sarà la forca. La Proloco, che ad esempio avrà chiesto 1.000 euro per una sagra, ne riceverà soltanto 500.